Le mascherine a chiuso devono essere mantenute perché è chiaro che diciamo, con l'avanzare della vaccinazione e con la riduzione diciamo, dei contagi che porteranno una riduzione chiaramente del numero dei ricoveri, almeno per i soggetti già vaccinati e fragili e anziani, la mascherina all'esterno. Diciamo, raggiunta la metà della popolazione con almeno una dose di vaccino, potrà essere tolta purché non vi siano occasioni di assembramento. Cioè, se incontri persone o fai la fila per prendere un gelato e ci sono tante persone, la mascherina te la rimetti su, però ecco, si dovrà procedere a una riduzione dell'utilizzo della mascherina all'esterno laddove non c'è aggregazione, laddove non c'è chiaramente quindi rischio di esposizione. Per quanto riguarda la mascherina chiusa, quella deve continuare a esistere ancora per un bel po', perché come ben sappiamo, diciamo, la circolazione del virus al chiuso è sicuramente maggiore, i rischi sono maggiori, è chiaro che poi se però ti trovi tutte le persone che sono vaccinate o che hanno avuto la malattia o hanno gli anticorpi e quant'altro, allora è chiaro che fra questa aggregazione di persone la mascherina potrà essere tolta, ma è molto presto per poter dire questo. Direi partiamo con un uso diciamo ridotto della mascherina all'aperto e intanto procediamo con la vaccinazione.